Lei ieri sera ci aveva detto che aveva un'importante riunione su Bagnoli, Sì. serata qui a San Giacomo. Com'è andata questa limatura? C'è la firma, È diciamo, su. andata molto bene, abbiamo finito stanotte che erano quasi le 2 su Bagnoli. Il lavoro è buono, adesso Carmine Piscopo e Attilio Ricchio sono andati a Roma stamattina, qui adesso sono in partenza in questo momento. Vogliamo verificare se ci sono le condizioni per chiudere l'intesa. Nel momento in cui si trova l'accordo per l'intesa, noi dobbiamo fare un passaggio, questo è il mio impegno politico, in Consiglio Comunale, in Consiglio di Municipalità decima e con il territorio. E poi ci sono le condizioni per firmare. Io credo che stiamo sulla strada buona, ma dobbiamo stare sulla strada buona per Napoli. Il governo deve sapere che la svolta passa attraverso l'attenzione corretta nei confronti di una città che da sola in questi 6 anni si è tirata fuori. Noi attendiamo ancora risposte sul CR8, sul tema degli enti locali, le città in predissesto lasciate sole e quindi Bagnoli. E quindi CIPE sulle infrastrutture metropolitane, questo significa economia, credibilità, lavoro, Napoli capitale, un sud che insieme al resto del paese vuole riscattare l'Italia attraverso la concretezza, l'onestà e la difesa dei beni comuni. Ecco perché il mese di luglio è davvero strategico, quello che avevo detto si sta realizzando, abbiamo ancora quasi 20 giorni, questi 20 giorni si possono raggiungere risultati che possono cambiare la storia di questa città.